Per me ovviamente è un enorme sì, perché con Pomenders ti risolve un sacco di problemi, poi tra l'altro ti risolve anche il problema del tiro da lontano, ti risolve il problema dei piazzati, ti risolve il problema dei rigori, cioè con Pomenders sarebbe perfetto. Buon pomeriggio a tutti signori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e oggi in questo pre-Napoli-Mantova siamo qui riuniti per parlare un po' di calciomercato. Prima però di cominciare vi ricordo come sempre le solite raccomandazioni. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, dobbiamo arrivare ai 4.000 iscritti, il prossimo step è quello lì e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ieri sono uscite due notizie essenzialmente di peso, ecco, mettiamola così. Una che non è altro che un aggiornamento e ne parliamo dopo. L'altra notizia invece riguarda un giocatore che è stato già protagonista del mercato del Napoli in passato. Signori, stiamo parlando di Teun Koopmeiners. Allora, come ben sapete, Koopmeiners in questo momento è il nome, diciamo, preferito della Juventus per alzare il livello, no? E diciamo che la Juventus in questo momento non può completare l'acquisto di Koopmeiners perché deve prima pensare a vendere giocatori per fare quel bottino che serve poi per andare a prendere Koopmeiners. Ieri pomeriggio è uscita questa notizia, la fonte è tutto Mercato Web, che dice appunto che il Napoli si è inserito con veemenza per Koopmeiners. L'articolo ci dice che praticamente il Napoli, grazie al tesoretto per Osimhen, che dovrebbe andare al PSG per 100 milioni, con quei soldi una parte, diciamo, potrebbe investirli per appunto prendere Koopmeiners. Vi ricordo che l'Atalanta ha fissato il prezzo a almeno 60 milioni, ok? Ricordiamoci che il Napoli fece un'offerta anche da 50 che fu rifiutata nel recente passato. Quindi il Napoli, diciamo che si è inserito con veemenza per Koopmeiners. Ora, Koopmeiners, se lo prendi, fai, penso, forse l'acquisto del mercato 24-25, perché Koopmeiners, ragazzi, è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità in avanti. Koopmeiners, ragazzi, è un giocatore che, secondo me, a livello qualitativo, sarebbe un perfetto sostituto di Zielinski. Ricordiamoci che il centrocampo del Napoli attualmente non ha questa grande qualità. Hai perso Zielinski, hai perso in un anno anche Elmas, quindi a livello qualitativo tu adesso non è che c'hai questo granché. Koopmeiners sarebbe quel giocatore che va a colmare questo vuoto lasciato da Zielinski ed Elmas. A livello tattico, no? A livello di posizionamento in campo, dove possiamo collocarlo? Io penso che si possa collocare in due posizioni, o nei due mediani, diciamo sul centro-destra, perché lui è mancino, quindi stando sul centro-destra può andare al tiro col piede invertito, oppure trequartista di destra. Sono queste due posizioni che ho in mente, diciamo, per Koopmeiners. Volendo ce ne sarebbe una terza, ovvero centrocampista in un centrocampo a tre. Quindi, che so, 3-5-2, Koopmeiners fa la mezzala, di qualità è quella che deve attaccare, ok? È un giocatore che ti può permettere anche di cambiare, per esempio, assetto. 3-5-2. Metti Kvara e la punta e dietro fai centrocampo Lobotka, chissà Koopmeiners per esempio. Ora, in entrambi i casi, no, c'è un giocatore che deve sacrificarsi, diciamo che deve lasciare il posto, perché ragazzi, se tu prendi Koopmeiners, la formazione è Kvara, Koopmeiners più altri 9, cioè se lo prendi lui deve giocare sempre. Chi lascia il posto se dovesse arrivare? Se, allora, se lo metti mediano di destra, il sacrificato sarà chissà. Se invece lo vogliamo considerare trequartista di destra, l'indiziato è Politano. Se devo dire la mia, io lo metterei mediano di destra, ok? Lo metterei nei due mediani per un paio di motivi. Innanzitutto perché l'Atalanta l'ha fatto, ha giocato quasi sempre mediano, perché davanti c'erano De Ketelaere, c'erano Lookman. Diciamo che l'Atalanta giocava nei due mediani insieme a De Ron o a Ederson. Il secondo motivo è per una questione molto semplice: i gol. Ragazzi, noi in questo momento abbiamo una mediana che piange, ecco, dal punto di vista realizzativo. Lobotka, lo sappiamo, è un giocatore che non ti porta gol. Nella sua carriera ha fatto 8 gol in più di 400 partite e in Serie A col Napoli ne ha fatti appena 2. Ok? Quindi è un giocatore che non ti porta gol. Idem Anghissà. Perché ragazzi, Anghissà
noi ridendo e scherzando, la stagione migliore che ha fatto è stata quella dello scudetto, fece 3 gol. È un giocatore che anche lui non porta gol in 300 e passa partita, ha fatto 7 gol. Cioè, ragazzi, lo bot che anche sa, messi insieme arriviamo a una quindicina di gol. Cioè, proprio niente. Cop Manners invece è un giocatore che ti può permettere anche la doppia cifra. Lui in carriera 336 partite ha segnato 76 gol. Cioè, la media vedete come è molto più accentuata. Quindi Cop Manners sarebbe quel giocatore che ti porta dei gol extra dalla mediana, che secondo me sono importantissimi, perché tu oggi non ce li hai quei gol. Non ti puoi affidare esclusivamente a Kvara, alla punta e all'altro trequartista. Devi un po' diversificare. E quindi io lo metterei mediano di destra, perché in questo modo aumenti la probabilità che arrivino gol da quel reparto, ok? Sacrifichi Anghissà. Però, per esempio, non è che Anghissà si siede in panchina perennemente. Ci saranno dei momenti dove puoi mettere Anghissà e metti Cop Manners più avanti. Ne so, nelle partite dove vuoi essere un po' più coperto, li puoi far giocare insieme nel 3-5-2. In quel caso sacrifichi Politano. Cioè, il modo di farli coesistere anche c'è. E poi, ragazzi, secondo me prendere un Cop Manners sarebbe un beneficio anche per Anghissà, perché Anghissà secondo me è quel classico giocatore che sa di non avere concorrenza e quindi si può permettere anche di pesarsi, tra virgolette. Se gli metti vicino un Cop Manners che gli fa aumentare ulteriormente la concorrenza, allora secondo me lì ci va a beneficiare anche Anghissà, ok? Quindi io sinceramente, per me ovviamente è un enorme sì, perché Cop Manners ti risolve un sacco di problemi. Poi tra l'altro ti risolve anche il problema del tiro da lontano, che non abbiamo giocatori che sanno tirare da fuori. Ti risolve il problema dei piazzati, ti risolve il problema dei rigori. Cioè Cop Manners sarebbe perfetto sotto tutti i punti di vista. Quindi io ovviamente mi auguro, spero che arrivi, però onestamente non credo che succederà, perché mi sembra più quella classica mossa di disturbo, no? Per far dire alla Juve vi dovete muovere a comprarlo, perché sennò se lo soffia il Napoli. Mi sembra la stessa storia di Greenwood, no? Marsiglia vuole Greenwood, però ci sta pensando, titubante. Escono fuori le notizie di Greenwood che va al Napoli e il Marsiglia di colpo chiude la trattativa. C'ho il timore che sia una roba del genere. Ovviamente spero che non sia così, e spero che Napoli veramente voglia prenderlo, ecco, perché sarebbe un passo in avanti enorme. Detto questo, passiamo alla seconda notizia, che riguarda Lukaku. Allora, sono usciti degli aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa calciatore Napoli. Sono uscite le cifre di questo contratto, e queste, ragazzi, sono cifre già molto più accettabili rispetto alle ultime che erano uscite. Le ultime dicevano 7-8 milioni netti per 3 anni. Adesso Sky ci dice che Lukaku addirittura avrebbe accettato un contratto da 6 milioni più bonus con un triennale. Qua ci dice però triennale non è specificato se c'è anche l'opzione per il quarto anno. Parla solo di triennale. Bisogna un po' capire. Però per quanto riguarda l'ingaggio, 6 milioni di euro più bonus, quindi Lukaku si andrebbe praticamente quasi a dimezzare l'ingaggio, perché lui a Chelsea ne prende 11 di milioni. Qual è il problema? È che adesso il Napoli deve trovare l'accordo col Chelsea. L'accordo col calciatore c'è, manca l'accordo col Chelsea. Il Chelsea valuta Lukaku 35 milioni, però il Napoli, diciamo, pensa di prenderlo a un prezzo più basso, visto che Lukaku non rientra nei piani del Chelsea. Questi sono, diciamo, gli ultimi aggiornamenti su Lukaku. Altra cosa importante, ragazzi, e questa sarebbe molto molto importante: Lukaku è uno di quei giocatori su cui vale ancora il decreto crescita. Perché il decreto crescita è stato eliminato a gennaio di quest'anno, però era ancora attivo per tutti quei giocatori, diciamo, che hanno usufruito del decreto crescita dal 2019 al 2023, e Lukaku è uno di quei giocatori. Quindi tu vai a prendere un calciatore su cui puoi sfruttare ancora il decreto crescita, e sarebbe ancora più interessante e sarebbe una mossa molto intelligente, ecco. Non dico che lo prendi, vai a prendere un giocatore che te lo regalano, però vai a spenderci una cifra comunque accettabile, ok? Io dico sempre quello che ho detto anche nei precedenti video. Allora, innanzitutto cerchiamo di prenderlo il prima possibile, perché Lukaku deve entrare in condizione subito. Cerchiamo di prenderlo in modo tale che si fa tutto il ritiro di Castellisano.
Riguardo la resa sul campo, ragazzi, io ce l'ho sempre il dubbio, perché lo ripeto, Lukaku secondo me si avvia verso la fase calante della carriera, è tutto nelle mani di Conte. Se Conte riesce a farlo tornare ai livelli di un tempo, hai un attaccante che ti assicura 20 gol. Altrimenti è un problema perché Lukaku dovrebbe essere il tuo centravanti. Mi auguro che il Napoli si tuteli prendendo un secondo attaccante di riserva che possa, diciamo, non far sentire la mancanza di Lukaku, ecco, quindi io spero che il Napoli almeno si tuteli. Detto questo, ultimo argomento della giornata, Napoli-Mantova. Oggi c'è l'amichevole alle 18, si affronta il Mantova, questa è l'ultima amichevole del ritiro di Di Maro e la formazione dovrebbe essere questa qui. Diciamo che non si discosta parecchio da quella contro la Naone, abbiamo tre cambi principalmente. Allora, confermato il 3-4-2-1, ovviamente Caprile in porta con Rafa Marin, Raccamani e Nathan sul braccetto sinistro, quindi Nathan al posto di Juan Jesus. A centrocampo Mazzocchi, Caiusti e Spinazzola confermati e c'è Russo che dovrebbe giocare al posto di Anghissà. Se ricordo bene, Anghissà dovrebbe avere un problemino, quindi per quello probabilmente non giocherà oggi. E nei due davanti abbiamo Politano a sinistra, interessante, lo abbiamo visto per un attimo nella partita contro la Naone. Gonge a destra, che quindi prende il posto di Lindstrom, che sembra ormai vicino all'Everton, e davanti Khedira al posto di Simeone. Ok, quindi questa dovrebbe essere la formazione di oggi pomeriggio. E quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, cosa ne pensate di Kop Meiners, cosa ne pensate di questo decreto crescita, di queste cifre per Lukaku. Io sinceramente, cioè, vedendo che c'è il decreto crescita e vedendo che Lukaku si è ulteriormente abbassato l'ingaggio, posso dire adesso è già meglio, ecco, rispetto alle ultime notizie che ci avevano dato. L'unico dubbio rimane la resa sul campo, tutto là, lì mi affido a Conte, prego che Conte riesca a rimetterlo in sesto. Fatemi sapere la vostra, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fate un pronostico della partita di oggi se volete, iscrivetevi al canale, mi raccomando che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, probabilmente ci vediamo domani per parlare di Napoli-Mantova, e detto questo, forza Napoli sempre. Buon sabato, buon proseguimento di weekend. Ciao.